Dal 26 novembre al 1 dicembre a Nazareth si è realizzata la settimana della guarigione con varie attività, visita alle scuole, cliniche mobili in piazza, conferenze mediche e momenti di spiritualità e preghiera per operatori sanitari. La settimana della guarigione è stata una settimana di cura fisica e spirituale. È stata la prima volta che questa organizzazione l'ha promossa, rivolta non solo alle persone, alla società, ma anche agli operatori sanitari che lavorano qui. L'iniziativa è stata promossa dalla Nazareth Trust, un'organizzazione di origine scozzese che opera in questa città dal 1861, quando arrivò il primo medico missionario. L'attuale ospedale inglese, fondato a seguito di questo evento, attualmente conta circa 140 posti letto, più di 400 dipendenti e riceve circa 50.000 emergenze all'anno. Well, the Nazareth Trust is a Christian organization. Nazareth Trust è un'organizzazione cristiana e come cristiani noi crediamo che Gesù sia il nostro guaritore. Noi amministriamo l'ospedale, che cerca ovviamente di curare i malati, ma noi lo vogliamo fare non solo attraverso cure mediche, offrendo migliori risorse e migliori dottori, ma anche offrendo opportunità di pregare per guarire spiritualmente ed emotivamente, oltre che fisicamente. Le varie attività hanno coinvolto gli operatori sanitari dell'ospedale, gli studenti della scuola infermieristica e i cittadini. Un contributo notevole è stato dato da un gruppo di assistenti pastorali scozzesi venuti per l'occasione. Penso che la cosa più importante sia come abbiamo integrato le cure spirituali a quelle cliniche, perché siamo esseri che hanno entrambe queste dimensioni. E questo è quello che abbiamo cercato di fare in questa settimana. And so this week this is what we've tried to do. Alla conclusione della settimana, durante un momento di riflessione e preghiera comune, alcune persone hanno potuto condividere quanto hanno imparato con le varie attività. L'essere umano è corpo e spirito. Nonostante quest'unità, queste dimensioni a volte sono tenute separate. Quando lo spirito è sano, lui raddrizza la nostra vita e ha un effetto sui nostri rapporti con gli altri. In questo ospedale si lavora affinché lo staff abbia uno spirito più conforme a Cristo, uno spirito di servizio e di amore.